Bello, bello. Ali Farka Touré su Cura, questo è Radio DJ, DJ Chiavi Italia, siamo con Aldo Rock. Dai, un piccolo aneddoto, cioè non c'è stato neanche un all'ultimo minuto? All'ultimo minuto no, tutto abbastanza tranquillo. No, sì, solo una cosa, non sono arrivati, sai che Nairobi è una città caotica, no? E ho visto una cosa abbastanza curiosa, cioè ho visto chiedere scusa al comandante dell'aereo che è arrivato in ritardo di circa 20 minuti, quindi l'aereo partiva in ritardo, è venuto al gate, quindi si è presentato al gate con un megafono e ha chiesto umilmente scusa, cioè una cosa che non ho mai visto fare. Chi era, giapponese? No, era un olandese, quindi chiaramente Nairobi, attraversare Nairobi oggi vuol dire impiegarci due ore e mezza, vedi, qualche camion ribaltato, eccetera. Quindi probabilmente l'equipaggio è partito tardi e si è presentato con questo microfono. Perché evidentemente era colpa sua. Sì, colpa sua, proprio colpa sua, perché non ha preventivato tutto questo. Quindi si è presentato col suo... E questo è bello, insomma, come avevamo un autista fantastico. Avevamo un autista che tu gli dicevi, mi raccomando, Ezechiele si chiamava, domani alle 5... In Africa ti svegli proprio alle 4, 4 e mezza. Domani perché alle 5... Perché ti svegli alle 4, 4 e mezza? Ma perché? Se vuoi fare gli allenamenti, se vuoi seguirli, comunque devi essere in questi posti appena sorge il sole, perché poi il sole a picco sull'equatore è veramente forte. E quindi, ogni tragitto dura due ore e mezzo, a volte tre, capsite quattro ore, quindi sveglia all'alba. E Ezechiele si presentava sempre con un'ora di ritardo, quindi poi chiaramente... E la cosa caratteristica di questo Ezechiele è che nelle buche andava come un pazzo, 120, 130 all'ora, veramente, e poi quando trovava i bumps, improvvisamente... I dossi artificiali. Ma il dosso artificiale rispetto a una buca africana, ma non è niente, e lui si fermava, cioè aveva questo... rispettoso, significa bambini che attraversano, eccetera, eccetera, quindi lui si fermava. C'era ancora quel fiume di bambini alla mattina in divisa che andava a incredibile, tutti, la mattina, alle 6 di mattina, vedi già la gente che corre proprio, vedi le persone, è tutto buio. Scarpe o piedi nudi? Li vedi con le... nel cross corrono a piedi nudi, però nelle strade li vedi con le scarpe, perché comunque sono pieni di spine, una spina da caccia è lunga 10 centimetri, quindi ti può far male. E vedi persone che corrono alle 6 mattina, è bellissimo, perché è come il ragionier Rossi che esce di casa per fare il jogging. Papà se n'è andato, Daddy's gone, questi erano Las Vegas e questa è Radio DJ. Allora davanti c'è un weekend molto freddo, molto dimentica freddo. Che arrivi da un posto molto caldo, sei tornato a casa, no. Sei tornato a casa. Sì, attenzione, guarda, la notte in Africa, a dicembre, comunque anche a gennaio fa freddo, ti alzi la mattina che ci sono 10 gradi, quindi voglio dire, sei all'equatore ma fa freddo, la notte dormi con la coperta. Quindi... Giorno 28. Sì, sale e soprattutto il sole, tu sai che molte tribù, hai mai visto i guerrieri Masai, i Samburu, che a un certo punto si mettono questa ocra rossa sulla testa, sì. E poi con questa ocra rossa fanno una specie di visierina qui davanti, di fango, perché è fango, e con questo si proteggono anche loro dal sole, perché il sole è veramente forte, basta togliersi il cappello, fare 100 metri, certo. E tu la sera sei rosso. Il mio collo se lo ricordo bene. Sì. Bene, con cosa ci lasci? Con cosa vi lascio? Tutto qua. Cosa hai scritto? La frase con la quale possiamo andare tranquilli a fare il fine settimana? Cosa ti posso dire? È quello scritto che... proprio così. Cosa fanno? Gli africani cosa fanno? Aspetta. Hanno pazienza, no? Allora. Okay. Allora. Armatevi di pazienza. Voi dovete avere pazienza in tutte le cose. Noi che ci lamentiamo, sì. Domenica farà ancora freddo. Freddo. Non vi preoccupate. Aspettate. Arriverà il bel tempo. Gli africani si siedono, anche voi. Sedetevi al sole, abdicate e siate re di voi stessi. Ma il sole non c'è, non questo è il problema. Voi lo vedete. Voi vedete il sole anche va se bene, non c'è. Vado a guardarlo. Buon weekend a tutti, grazie Alex. Ciao. Ciao. Nuotate, nuotate, nuotate.